Ciao ragazzi, sono ancora qui nella stanza. Oggi finalmente mi sono alzato, mi sento un po' meglio, anzi molto molto meglio dopo l'operazione che ho subito ieri. Vi ripeto che l'operazione era l'ernia al disco e niente, dopo 2 mesi di sofferenza totale, veramente che ad un certo punto gli ultimi 20 giorni, l'ultimo mese non riuscivo nemmeno più a camminare, ho dovuto camminare con le stampelle. Però vi devo spiegare quello che è successo ieri perché mi stanno diffamando alla grande il signor Borrelli e l'altra persona che mi ha denunciato. Mi stanno diffamando da ieri, non ho avuto modo di rispondere a loro perché comunque ieri sono stato operato, già sto in ospedale da lunedì. Ieri sono stato operato, dopo operato sono stato con l'anestesia. E non ho avuto modo di rispondere, non potevo rispondere, purtroppo sto rispondendo solo adesso che mi sono alzato e mi sento molto molto meglio. Allora vi spiego quello che è successo domenica, perché le persone poi comunque parlano, zanno e sentono solo a quello che dice il signor Borrelli, che il signor Borrelli appena sente un cantante napoletano, subito ha da fa, perché sembra che ce l'ha con i cantanti napoletani da anni. Che noi ci facciamo il nostro percorso e se sinceramente il signor Borrelli non lo conosco nemmeno. In poche parole vi spiego domenica. Domenica andiamo a mangiare perché domenica dissi io mi voglio prendere una domenica per stare con la mia famiglia perché visto che poi dopo devo stare 4 giorni in ospedale, non posso vedere la mia famiglia, non posso stare con nessuno per l'operazione. E quindi dissi voglio stare con mia mamma, mio padre, andiamo a mangiare ad un ristorante, io, mia mamma, mio padre. Mio cognato e mia sorella. E c'era pure la mia nipotina, aveva piccolina. In poche parole ci sedemmo ad un tavolo e davanti a noi c'era questo signore, ragazzo di Pozzuoli con la moglie ed il figlio. Ragazzi, questo signore veramente molto molto, io penso, invadente, eppure. Io dico zuzzuso perché in poche parole un ragazzo con la moglie che guarda insistentemente la moglie di un altro, ma poi insistentemente in una cosa proprio bruttissima che se la stava mangiando con gli occhi a mia sorella, proprio ad un certo punto pure la moglie disse: "Ma che stai guardando vicino a lui?" Perché automaticamente tu guardi sempre una donna, pure la moglie se ne accorgette. Guardava sempre mia sorella, la guardava ma insistentemente. Infatti, ad un certo punto, mia sorella andò, figuratevi, a fumarsi una sigaretta lì fuori, fuori al ristorante. E lui, automaticamente, come mia sorella, si alzò e andò pure lui e gli fece pure degli avanzi a mia sorella. Che poi mia sorella non ha detto perché, per non fare casino, non l'ha detto perché, sinceramente, se lo diceva poi era male che uno. Si arrabbiano e pensa che si muovono e tutti quanti si arrabbiano e non lo disse. Tornando quando tornò a sedersi, questo qua continuava a guardare, ma ragazzi, credetemi, ve lo giuro su Dio, la guardava in un modo proprio ma schifosissimo, schifosissimo. Ok? Che ad un certo punto mio cognato, che se ne accorse, si alzò e disse: "Bello. Ma scusami, la conosci a mia moglie che la stai guardando da quando ci siamo seduti?" Questo signore che fa? Si alza e dice: "Guagliù, i suoi Pozzuolo." Punto primo. Seconda cosa, disse vicino a mio cognato: "E se hai qualche problema, andiamo lì fuori." Io, che sono un bravo ragazzo, mi alzai. Le persone che mi seguono lo sanno che non ho mai fatto casino sul lavoro, nella vita privata. Io mi faccio le mie cose, non do fastidio a nessuno. Mi alzai e dissi: "Bello." Con le stampelle perché io non ce la facevo a camminare. Gli dissi: "Bello, senti, non facciamo casino, evitiamoci, ti sto pure male. Sto con la mia famiglia perché domani mi devo andare a operare." Lui mi spinse e mi buttò a terra. Con tutto il problema che io in quel momento si può dire che ero invalido perché non ce la facevo nemmeno a camminare, ok? Mi buttò a terra. Quando mi buttò a terra, io gli dissi a lui: "Io la denuncia non te la faccio adesso perché io domani mi devo operare, ma appena esco dall'ospedale sarai tu ad essere denunciato." Lui, furbo, visto che io gli dissi così, facette prima mi fa denuncia a me.
che poi mi ha detto per aggressione, coltello, mio padre che ha 70 anni, che mio padre ha aggredito da lui, che lui ha 31 anni da quello che ho visto, e mio padre ha 70 anni, ha la forza di affrontare un ragazzo di 31 anni che è 2 metri, più alto di me 2 metri però, ok? In poche parole mi buttò a terra e gli dissi, senti, io ti vado a denunciare, ok? Come esco dall'ospedale ti vado a denunciare. E mio padre disse vicino alla proprietaria, ma tu che razza di ristorante sei che lo stai facendo bere da 3 ore a questo? Ok? Lo stai facendo bere da 3 ore? Perché io lo vedevo che beveva lui. Lo stai facendo bere da 3 ore, questo non lo vedi? Poi alla fine quando le persone bevono che succede? Perché beveva senza fine e conto, aiù, beveva tantissimo. Voi sapete io che ragazzo sono. Io bevo solo l'acqua. E non mi piace fare casino, non mi piace litigare, io mi faccio il mio percorso, sono un bravo ragazzo. Ok? Alla fine dei conti, quando esco dall'ospedale, perché io domani esco, denuncerò questo ragazzo, denuncerò il signor Borrelli, perché il signor Borrelli alla fine quando uno ci manda una cosa, oppure quando si tratta di un cantante napoletano, non vede l'ora di diffamare, di buttare merda sui cantanti napoletani perché ce l'ha con noi. Perché signor Borrelli, io non sono il primo cantante napoletano che tiene un problema con il signor Borrelli, ma la maggior parte di noi, ok? Quindi io domani esco e ti vado a denunciare a te, denuncio questo ragazzo che ha fatto lui la denuncia a me, mia sorella denuncerà questo ragazzo per tutto quello che, diciamo, le schifezze che stava facendo e lo denuncerò pure io, ok? E poi ci aggiorniamo, poi domani, dopodomani, con la carta della denuncia io e mia sorella pubblicheremo anche noi, come ha fatto il signor Borrelli sui social, ok? Mi voglio bene, voglio. Le campane si devono sentire tutte e due, soprattutto le persone che stanno commentando sotto al posto di Borrelli. Voi sapete Borrelli che persona è, ok? Dovete sentire sempre tutte e due le campane. Babù, vi voglio bene, voglio, mi sto riprendendo. Ciao.